Buonasera. Buonasera, benvenuto a... A me! Sì, a me, sono Giuseppe Scuderi, alias Lupo. E già qui, insomma, c'è da dire qualcosa, perché come si ci si tramuta in lupi? C'è un lungo processo molto difficile, però... Ascoltiamo, sì. Noi siamo qui per ascoltarlo. Sì, allora, visto che ho accolto volentieri l'invito di Ubaldo, mio carissimo amico... L'hai invitato tu? Siete però, amici. Però come lupo. Siete non anche amici. L'ho invitato come lupo, non come Scuderi. Esatto, e il lupo è venuto qui appunto per a ululare. Ho accettato ben volentieri l'invito di un carissimo amico per parlare di che cosa? Della nostra associazione. Possiamo parlare della nostra associazione? Siamo qui sì, per questo. Ma io vorrei sapere perché lupo. Lui non potrà andare avanti se non mi dice perché lupo. Anche perché poi lui dimagrisce, non dorme la notte, quindi per cortesia spieghiamoglielo perché poi è fatto così. Sì, no, il lupo perché insomma ai tempi delle medie, delle superiori, capitava a tutti quanti che mi chiamassero lupo per... Perché aveva la coda? No, nemmeno perché aveva il pelo. E perché ululava per caso? No, niente di tutto questo. Il lupo perché, insomma, avevo un... Ma si deve andare in diretta, non è diretta questa. No, vabbè, è come se fosse, perché non è che siamo... Anche perché è una domanda che ti avranno fatto altre volte, suppongo. Sì, lo so, però non posso rispondere in pubblico. Allora, lo dico io e lei dirà di sì. Perché lei si comportava da lupo nei confronti dell'altro sesso. Sì, è un qualcosa. Se avesse voluto dirlo, lo avrebbe già detto. Va bene, ok, andiamo adesso invece a parlare di questo mondo animazione, perché molti danno, vabbè, la solita agenzia di animazione, no. No, allora, la nostra associazione è un'associazione culturale dove all'interno ci sono delle agenzie di animazione, degli artisti e delle altre associazioni culturali, sempre a livello di spettacolo. Il nostro scopo è quello di diffondere il verbo dell'animazione, dello spettacolo, condividere le passioni, i sogni che ognuno ha dentro di sé, che con sacrificio porta avanti. E cosa abbiamo pensato di fare? Abbiamo pensato di fare un talent scout show. Già siamo alla seconda edizione. Noi abbiamo il piacere di invitare tutti gli artisti, possono essere ballerini, fantasisti, cantanti, attori, di qualsiasi tipo. Li invitiamo per questa rassegna che porteremo in giro per i casting, intanto, per tutta quest'estate. Infatti sarà il titolo Talent Scout Show Casting Tour. Dopodiché d'inverno inizieremo con il vero spettacolo, che è quello praticamente della sfida, ma... Più che sfida, io la chiamerei rassegna, perché è un confronto amichevole, bello, uno scambio di arte a tutti gli effetti. Che poi, insomma, già diciamo che hai compiuto un piccolo miracolo, perché mettere insieme in una città come la nostra, in una regione come la nostra, più idee, più associazioni non è facile, perché qui, insomma, la logica è io penso per me, gli altri se vanno in malora è meglio. Sì, diciamo che durante il corso di questi 3 anni di attività c'è stato chi è entrato e chi è uscito, però alla fine c'è stata una selezione naturale, quelli che sono rimasti dentro e che stanno proseguendo hanno come me voglia di crescere, di portarsi avanti, di creare sinergie, collaborazione per un sacco di davvero parecchi motivi che possono esserci. Soprattutto per il gusto di stare insieme, di vederci non più come concorrenti, ma come colleghi di lavoro. Quindi lavorare a stretto braccio, dividerci anche, perché no, a volte anche il lavoro. Perché forse poi un po' di competizione è normale che ci sia in ambito artistico, perché fa parte un po' della natura anche dell'artista. Sì, la sana competizione, quella sì. Non un altro tipo di, magari può essere l'invidia o la competizione fino a raggiungere, ad abbattere, a distruggere l'altra persona, ma quella magari di accrescere le proprie capacità guardando chi magari è più bravo di te, prendendo il meglio e cercando di migliorarsi ed arrivare a un livello superiore rispetto all'altra persona. Questo è bello. Molte volte si parla delle cose negative di lavorare in Sicilia, però il nostro premier ha detto che dobbiamo dare un'immagine, per certi versi insomma non è sbagliato il ragionamento, della nostra, insomma, del nostro essere italiani. In questo caso siciliani, un vantaggio di lavorare in Sicilia qual è? Il vantaggio di lavorare in Sicilia è il fatto di avere molta più predisposizione per l'arte, lo spettacolo, la voglia di fare. Che poi magari la gente è costretta a salire al nord, come tanti esempi, per andare a lavorare fuori per avere successo.
Quello è un altro discorso, perché purtroppo qua non si ha abbastanza spazio. Quello che cerchiamo di fare invece noi è cercare di trovare lo spazio per creare qualcosa di nuovo. Quindi non rifiuto il pensiero di dover abbandonare la mia terra per andarmi da un'altra parte a fare quello che sappiamo fare benissimo. Giuseppe, diamo un riferimento per entrare in contatto con te e con la tua agenzia? Sì, allora potete visitarci sul nostro sito web www.mondoanimazione.com, all'interno del quale troverete anche dei forum dove lasciare i vostri annunci di lavoro, di cerca e trova lavoro, dove ci sarà una zona dedicata alle rubriche. Se volete inviare degli articoli, delle vostre serate o semplicemente delle vostre passioni, mandatele e noi le pubblicheremo appositamente nell'apposito spazio e iniziamo la selezione per il Talent Scout Show. Quindi vi aspetto. Bene, ma speriamo che non ci siano dei lupi, però. O ci sono dei lupi? L'unico lupo attualmente sono io. A lui, in bocca al lupo, dobbiamo dirlo. In bocca al lupo. Quando non viene il cacciatore, direi che posso andare. Grazie, in bocca al lupo. Grazie a voi per essere stato ospite. Ciao.